Domenico Beltrame, il nuovo Santa Lucia, finalmente vinto la sua prima partita. Che emozione è stata qui a Bergamo oggi per te? È stata una gioia infinita, è scontato dirlo, perché comunque dopo 4 sconfitte, dove comunque abbiamo sempre lavorato e ci hanno fatto un po', diciamo, abbattere. E vincere dopo tutte queste sconfitte ha cambiato proprio il morale della squadra, le dinamiche. Sappiamo che comunque per arrivare a questo risultato abbiamo dovuto subire, ma lavorando forte, finalmente è arrivata. Diciamo che io sono uno dei vecchi del Santa Lucia, ho giocato tanti anni qua e soprattutto da Marco cerco di rubare, perché è il mio stesso ruolo. Però da, per esempio, da gente come Cavannini cerco di prendere la calma, che mi dice sempre di stare calmo, la concentrazione, più sul lato emotivo. Mentre sul lato tecnico cerco di rubare tanto da Marco, tutto quanto, perché sono giocatori fenomenali, quindi cerco di vedere qualsiasi cosa fanno e cercarla di farla pure io. Ecco, questo Santa Lucia dove può arrivare? Punta alla salvezza? Può arrivare magari un po' più in alto? Tu che ne dici? No, può arrivare in alto secondo me, perché questo, diciamo, è stato un rodaggio. Abbiamo ingranato piano piano, però come potenziale abbiamo un potenziale altissimo. Possiamo fare più della salvezza. Il livello non è basso come si credeva. Ma adesso, da adesso iniziamo a fare bene. Adesso andate a festeggiare. Sì, ci obbligiamo. Vai. Giulia Saba, prima vittoria, oggi un po' di campo anche per te, anche se sappiamo che hai qualche problemino al collo, raccontaci. Sì, è stato bello, perché ci siamo arrivati piano piano, con fatica, sconfitte, però stiamo lavorando tanto e è il primo mattoncino che abbiamo messo e quindi per noi è una grande soddisfazione. Ovviamente non ci si siede mai sugli allori, quindi continueremo ad andare avanti così, si spera. E Fabio Castellucci, che allenatore è in club? Allora, diverso da quelli che io ho avuto fino adesso. Fabio lo conosco da tanto tempo e ho avuto la possibilità di conoscerlo anche in femminile, quindi non era né troppo nuovo né... E mi piace come allenatore, perché ti trasmette comunque quello che ha dentro, ci prova, comunque il gruppo è nuovo, quindi anche lui deve, secondo me, adattarsi a questo nuovo contesto, però... Tutti insieme stiamo cercando di creare qualcosa di nuovo. So che c'è un crowdfunding ancora aperto, vuoi fare un appello perché una persona dovrebbe partecipare a questo crowdfunding a favore del Santa Lucia? Perché ci stiamo impegnando tanto e questo potrebbe aiutarci per continuare quello che abbiamo cominciato, perché fermarsi vorrebbe dire avere una sconfitta molto più grande di quelle che potrebbero essere le partite, quindi cercare di portare avanti questo progetto fin quando ne avremo la possibilità.